In questi giorni si è discusso tantissimo sulla demo di Silent Hills, ovvero PT, la quale è stata, diciamo, cancellata. Il progetto è stato cancellato, il contratto con Norman è stato proprio concluso. E l'altro ieri, in questi giorni, vabbè, quando ascolterete il video, ho finito la demo che avevo scaricato in questo periodo, no? E c'era una frase che mi ha scioccato parecchio perché pensavo, mi fa strano sentire una frase del genere su un contesto del genere. Ci possono essere tantissimi significati, ma questo già preannunciava il legame tra Kojima e Konami. Vi scriverò nel video questa frase, spero che vi farà un attimo riflettere e poi mi dite cosa ne pensate. E questa cosa, sta frase, mi ha fatto un attimo riflettere. Dicevo, io immaginavo che era riferito al padre che aveva ammazzato mezza famiglia, ma sappiamo tutti che la voce che viene narrata è dello stesso, diciamo, Kojima, cioè da quello che ho capito quando sente la voce sei stato scelto alla fine della demo dove suona il telefono, lì è stata una parte odiosa, le tre risate del bambino, stavo per ucciderlo quel bambino, già era morto di suo, a parte gli scherzi, mi ha fatto un attimo riflettere e che lui avesse già lanciato un messaggio verso di noi. Però questa cosa ha fatto imbestialire moltissimi fan. Questo non è un video per parlare su come Kojima perché ha lasciato Konami, bla bla bla, ci sono tantissime informazioni. Ma questo messaggio subliminale volevo farvelo notare, sperando che vi possa aiutare un po'. Mi ha fatto strano perché. Cioè, io immaginavo che questo. Io già non. Avevo già immaginato che questa demo non portava niente di buono. Non in senso la demo. Avevo un presentimento io che questo gioco non si sarebbe fatto subito. Cioè, sì, è strano che mettono una demo, però il videogioco ancora non se ne parla. Forse vogliono tenere tutto all'oscuro. Bah, non lo so, c'è un brutto presentimento. Infatti, io non devo più avere i brutti presentimenti, se no, succede. Catastrofi. La demo è fantastica, la consiglio di provare se avete qualche amico che la possiede perché adesso sul PlayStation Network non c'è più. Cioè io l'altro giorno sono andata a vedere non c'è più, io la possiedo. Ho avuto la fortuna di possederla prima, di prenderla subito perché se no non la vedo neanch'io. E mi ha fatto davvero strano questa frase. Quindi volevo farvela notare questo messaggio subliminale. Cosa ne pensate? Caricherò subito anche il video, dai. Quindi ditemi voi cosa ne pensate di questo casino che è successo. Anche perché io non ho. Io ho aderito alle firme, sono arrivate tipo 75.000 passa firme per a mandare avanti il progetto, ma si sapeva, ragazzi, il PT non era il Silent Hills che volevano fare, era una demo per testare la grafica engine che avevano lavorato, cioè hanno messo una storia proprio 4 righe, era un loop continuo, chi l'avrà giocato ha capito il loop continuo del corridoio e boh. Cioè, sapevamo tutti bene o male che Silent Hills non doveva essere come il PT. Il PT era solo una demo, una cosa sperimentale. Konami ha detto che lo farà. Faranno un Silent Hill, però non sarà Silent Hills.
Quindi dovremmo aspettarci tante sorprese o tante, diciamo, delusioni. Voi cosa ne pensate di questa storia? E speriamo in bene.